Radio In, però ci piace fare questa preview con l'ospite Ivan. Assolutamente, è collegato con noi Daniele Cipri, regista, direttore della fotografia. Ci prepariamo poi per andare in FM, ma abbiamo molto, molto desiderato e atteso questo incontro con Daniele, di cui siamo orgogliosissimi, Eliana. Anche Intanto perché è impossibile non palermitano, citarlo, siciliano, durante le nostre puntate assolutamente. tante volte è tornato questo nome, È non un so se nome vi che sono ritorna fischiate spesso, è un nome che le orecchie. ritorna spesso. Quello che mi piace moltissimo di questi grandi professionisti, di questi grandi artisti, è che hanno questa capacità di conservare una dose di umiltà importante, che è questa grande capacità anche di trasmettere il loro sapere alle nuove generazioni, di dedicare tante giornate. Daniele, ci sei? Sì, un attimo. Vai tranquillo, ti lasciamo 2 minuti, proprio il tempo che finisca il brano, così ti lasciamo sistemare tutto. Noi nel frattempo parliamo di te. Parliamo di te, per cui dicevo, quello che lo rende veramente unico è questa grande capacità di donarsi, no? Che non è comune. Nel cinema si chiamano maestri. Lui veramente è entrato un po' nell'Olimpo dei grandi del cinema. Probabilmente perché ha fatto una gavetta lunghissima, probabilmente perché ha avuto anche delle intuizioni straordinarie. Io immagino Cinico TV assieme a Franco Maresco, che gli hanno consentito veramente di fare da battistrada in quella che poteva essere una TV alternativa. Anche qualcuno la considerava un po' scurrile, ma in realtà quando lui ti piazzava quei personaggi in mezzo alle macerie palermitane, quello diventava proprio nell'immaginario collettivo un posizionamento di una TV sperimentale. Assolutamente sì, E io sono dall'altra parte c'è cresciuto Mirko che con dice tutto geniale ed è quello che è l'unico modo per descrivere tutto questo. questa voce dietro le quinte di Franco Maresco, tra il sornione, l'ironico, dove veramente hanno affrontato personaggi incredibili. Il primo lungometraggio di Daniele è Lo zio di Brooklyn, del 1995. Poi fece un altro lavoro, Totò, che visse due volte, che fu un lavoro molto, molto criticato in quel periodo, nel 98, e poi Il ritorno di Cagliostro del 2003, che fu presentato alla 60ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Insomma, una carriera ovviamente importantissima, una carriera che ancora deve fare scrivere tantissime pagine. Intanto torniamo subito in diretta alla radio. Eccomi, eccomi, non so se mi sentite. Ti Sì. sentiamo? Eccoti. Ecco, ci Ah, siamo. e come mai siamo in fotina fissa? Non ti vediamo, Daniele. Guarda, Peccato. questa è la camera, però Allora, non si vede. molto spesso c'è un lucchetto nel browser in alto che devi sbloccare. Questo è un trucco che mi ha insegnato un informatico. Quando non si attiva la videocamera su Skype, c'è un lucchetto in alto che devi sbloccare, che il browser ti sta bloccando. Vabbè, noi nel frattempo però possiamo anche A parlare, me è perché la gente che ci successo, sente alla sono radio sbattuto la testa un un po' di pomeriggio su sta volte, cosa. la gente che ci sente alla radio dice: ma perché questi qua parlano di video? Perché siamo in diretta video anche sulla pagina Facebook di Radio In, ma intanto Senti, ma ti mentre. sono fischiate le orecchie per ora il martedì, Daniele? Sì. Perché è capitato, cioè parli di cinema, parli con tanti siciliani, è impossibile non citarti. Guarda, io poco fa sentivo un grande artista che è Andrea, cioè, io lavoro con tanta gente siciliana nel set, Ivan sa che io sono anche un servitore dell'immaginario altrui, sono un direttore della fotografia, quindi conosco veramente dei grandi artigiani dell'immagine, quindi Bello. sono curioso sempre di conoscere sempre talenti e come d'altronde... È un lavoro dove si continua a imparare, ecco, si continua a perseverare e imparare. Faccio anche scuole per questo e mi confronto con i giovani. Quindi, che dire, cioè, ho una grande carriera, ho iniziato da giovanissimo, ero l'artigiano
fotografo artigiano e dopo sono approdato al cinema. Prima in televisione e poi al cinema, come diceva Ivan. È vero, è vero, ma soprattutto non ti risparmi. Hai usato una parola bellissima, Daniele, che è il talento. È una parola che si usa poco e che spesso si dice "cunnesci a rinnesci", no, Daniele? Invece tu sei un perfetto esempio di chi lavora fuori, ma poi ritorni sempre nella tua Palermo, ti metti a disposizione dei ragazzi, giri. L'altro giorno era bellissimo vederti in azione ai cantieri culturali con la scuola di Pippo Gigliorosso, veramente entusiasmante. Non è un qualcosa di scontato in uno che veramente il mestiere lo conosce così bene e si è posizionato a livello internazionale. No, ma infatti è quello che dico sempre, confrontarsi anche con una realtà che comunque ha voglia di, che ti dà anche stimoli, che ti dà grandi stimoli. Io sto cercando di fare un mio film con le scuole, ecco, un film a episodi fatto sull'immaginario del cinema e con la scuola di Giglio Rosso. Veramente una grande esperienza per me, anche per loro in maniera particolare, ma per me di conseguenza, perché devo dire che è stato anche un grande esperimento per Certo. il cinema indipendente, quello che oggi è difficile fare. Ormai ci troviamo nelle piattaforme, nelle commissioni quasi del cinema seriale, e quindi questo io lo trovo abbastanza interessante anche per me stesso. Senti, a proposito di piattaforme, Daniele, io ho rivisto con grande piacere su Netflix Il primo re di Matteo Rovere. Ne avevamo parlato con Andrea, ne vorremmo tanto parlare con te perché abbiamo scaricato il backstage, il making of della preparazione del film. Mi piacerebbe molto che tu ci raccontassi le fasi di questo film. So che avete lavorato in condizioni pazzesche, me lo diceva anche il mitico Vincenzo Pirrotta che recita in una postura veramente complicata, Daniele. Assolutamente sì, perché diciamo che quello è stato un film che non si faceva, un'operazione cinematografica che non si faceva da ben 40 anni in Italia. E quindi ci siamo ritrovati a fare un film, io dico sempre in mutande, nel senso non c'era neanche Siamo un'immagine sempre che poteva bagnati. rappresentare quell'immaginario, no? E allora è stato complicato. Io ho sempre ringraziato Matteo Rovere per questo, perché mi ha dato la possibilità di scrivere per immagini attraverso un immaginario che non esisteva. Quindi forse c'erano le animazioni, i disegni. Pensa che io ho preso in considerazione anche i manifesti disegnati dei film di Ercole, Maciste, i film di Bava, Mario Bava, che comunque mi davano questo stimolo. E la difficoltà era proprio girare nei boschi, nel fango, con le fiamme, luce naturale, moltiplicare la luce naturale con effetti speciali che comunque erano abbastanza limitati rispetto a quello che noi poi abbiamo fatto materialmente, perché ci sono gli effetti digitali che sono all'inizio, ma poi ci sono gli effetti materiali, quelli delle lotte, dei pugni, di tutta una serie di cose che io non avevo mai fatto. Ecco, per me è stata un'esperienza nuova e che mi ha segnato, mi ha dato una grande possibilità Allora, di vediamo un imparare estratto, tantissimo. per calarci in questa atmosfera. Vediamo un estratto proprio del making of del primo re, poi la pubblicità e poi torniamo ancora in collegamento con Daniele Cipri. Fino al 15-16 di agosto, anche il 20, potete decidere di andarvene e scappare. I posti sono difficili, pioverà sempre, gireremo con la pioggia, gireremo col fango. Il film l'avete letto e ha tanta difficoltà dentro, non lo nascondo, ma lo dico sinceramente, nel senso sento che non sarà facile portarlo a termine senza quel cuore che poi si deve mettere ogni tanto nel lavoro.
devo dire, ci sono stati momenti di grande difficoltà fisica, ma senza esagerare, io ricordo i primi check al Tempio quando abbiamo girato nella prima settimana, ci siamo guardati io e Alessandro e per un attimo stavamo per piangere perché era una situazione... Prima settimana ho pensato, se sono altre sette così, me la vedo veramente dura. Dalla preparazione non si era capito benissimo quanto sarebbe stata dura fare questo film, perché ha tutta la componente tecnica della spada, del pugnale, della colluttazione. Abbiamo dovuto aggiungere il fango, il freddo, il fatto di essere praticamente sempre nudi, la pioggia e tutta una serie di componenti che ovviamente rendono tutto molto più complicato, ma assolutamente tutto più bello. Il freddo, la fatica, il dolore anche a volte arrivano nel fotogramma e diventano qualcosa di reale, che diventa un tremore, che diventa qualcosa che va anche oltre, secondo me, la recitazione, la preparazione, perché sono gli stessi attori a sorprendersi poi dell'universo nel quale vengono calati, si sorprendono degli ambienti, delle ricostruzioni, dei colori, e questa cosa, secondo me, in un film così fa veramente la differenza. Il film si apre con questa sequenza che vede il Tevere protagonista, il Tevere esonda. La sequenza mi spaventa e mi preoccupa molto fin dalla fase di scrittura, è una delle più difficili, sia perché non è mai stata affrontata in Italia, sia perché richiede l'unione di diverse tecniche che devono essere perfezionate insieme, e questo insomma non è semplice. Una di queste è quella che vedete qua fuori, cioè una piscina di 45 metri, larga 14, con circa 500.000 di litri d'acqua. Motore! Due uomini uniti come uno solo. Fratelli. Tra voi due c'è un re. Fonderà un impero nuovo, come mai il mondo ne ha conosciuto e come mai ne conoscerà negli anni a venire. Il primo re. Allora, a Roma preparando un'altra cosa, quindi che cosa? Magari cosa ci puoi dire? Cosa ci puoi dire? Dai, sai come sono abbottonati questi maestri di cinema, non ti dicono mai nulla. Ma niente, niente. Forse è scaramanzia. Nel mio caso Ivan è diverso, perché non è un mio film, è un film di un altro regista, un regista molto giovane, si chiama Alessandro Capitani, e devo dirti che è veramente bello, l'ho accettato, lo fotograferò, sono contentissimo perché è una bella storia. Capitani viene dalla fiction, no? Fatto no, lui è stato un cortista, ha fatto un corto molto bello, si chiamava Bellissima. Sì. Un sacco di riconoscimenti, vabbè, poi aveva fatto la sua opera prima fino ad arrivare a questo che comunque mi ha proposto, anche lì conoscenze attraverso i film brevi che io adoro rispetto ai film lunghi. Ma ci dici come fai a scegliere, ecco, per esempio, perché arriva magari una conoscenza con qualcuno, un regista con il quale hai già collaborato, lì conosci anche il tipo di risultato che magari sai già si potrebbe volere ottenere, ma quando si tratta magari appunto di lavorare per la prima volta con qualcuno, come fai ad accettare o non accettare? Il direttore della fotografia, sulla base di che cosa accetta o non accetta di prendere questo ruolo in un film, in un corto, appunto in quello che sia? Guarda, è una bellissima domanda, perché di solito diciamo il cliché è quello di chiedere il curriculum, no? Io invece non chiedo il curriculum, ma l'incontro. Incontro l'autore come incontro gli attori che devo utilizzare in un mio film. Io incontro sempre la gente, vedo e sento se la persona che ho davanti sente il film, lo sente sul serio, ha un'esigenza, ecco. E allora a quel punto dico, va bene, allora viaggiamo insieme, nel senso che siccome già il cinema è faticoso, è molto faticoso, quindi faticare con l'amore di portare a termine un'opera è una conquista per tutte e due. Quindi quella scelta avviene dal fatto di conoscerli. E io da questo punto di vista sono molto contento delle mie scelte, perché faccio anche un festival, Porto Dorico, Ancona,
incontro molti Aspetta, giovani questo festival, e incontro parliamone anche anche alla maestri. radio, parliamone anche alla radio di questo festival perché è finito il brano. Allora, no, Aspetta, il mio Daniele. festival. Sì, Sì. parliamo anche del festival di Daniele Cipri mentre ci siamo ricollegati su Radio In. È andato per caso perché io facevo dei seminari come ho fatto quello che ho fatto a Palermo e Corto Dorico è un festival che è la 17ª edizione. Avevo fatto una cosa sul museo tattile, sulla cecità, quindi un video con i ragazzi della scuola. A quel punto mi hanno chiesto di portare i primi ospiti, ho portato Pino Donaggio a fare una cosa con la musica e l'immaginario, un museo tattile, e dopodiché mi hanno promosso, mi hanno fatto direttore artistico di questo festival, dove ho Non un te lo puoi lasciare sfuggire. co-direttore, dove c'ho un co-direttore perché non ce la faccio, perché faccio tante di quelle cose che non riesco a farlo da solo, ecco. Però sicuramente organizzo, adesso stiamo organizzando online con Valeria Golino, abbiamo fatto Riondino. Perché il festival è a marzo, perché questo Covid non ci ha permesso di poterlo fare. E lì è un luogo di incontri con giovani autori, con giovani autori che sono impauriti, mi dicono sempre: ma tu lo faresti un mio film, un mio corto? E io gli dico: perché no? Fammi capire cosa devi raccontare, fammi capire se realmente ce l'hai, a quel punto sei un cliente. E quindi E poi penso a tremano le questi gambe giovani però a questi giovani. filmmaker, il lavoro di Davide Vigore, e come si illuminano poi negli occhi quando un gigante come Daniele ti dice: ma perché no? Cioè, magari poi loro ci provano E certo, e e non poi si dopo aspettano questa questa intervista ci risposta. proveranno ancora di più. Tra l'altro, Daniele, quando Eliana. Per esempio Matteo Rovere viene anche da Corto Dorico, nel senso che lui presentò un cortometraggio, ma anche Mainetti, che è un grande regista, adesso ha fatto questo film che uscirà a breve sul Circo, sui Flix. Però diciamo vengono tutti da quel tipo di confronto, cioè si confronta, ecco, i festival servono come servono i seminari e le scuole per confrontarsi insieme, per fare dei gruppi. Perché il problema è che non si creano i gruppi in Italia, cioè ognuno è per i fatti propri e Tante quindi isole. questo è un grande male. Ma quando Fare Eliana, squadra vince sì, quando sempre. Eliana e Daniele ti ha posto la domanda come scegli i lavori, io adesso, quando hai detto sto lavorando con Alessandro Capitani, mi è venuto in mente questo veramente bellissimo corto. Tu li scegli perché hanno anche e soprattutto una valenza sociale. Quel corto del 2016 che vinse il David Donatello come miglior cortometraggio. Io lo vidi per la prima volta in un festival, ero di giuria e ci piacque moltissimo questa ragazza obesa imprigionata in questo corpo, affronta le tematiche dei disturbi alimentari. È un'ulteriore conferma, Daniele, che tu scegli i lavori intanto perché ti piacciono molto già in fase di scrittura, ma poi il taglio del sociale, quello ti appartiene tanto. Assolutamente sì, poi fra l'altro un autore, io dico sempre, deve avere la necessità, un regista deve avere una necessità, cioè non si fa il regista perché dice domani mattina mi sveglio e faccio il regista. Il regista è una persona, io dico sempre in maniera positiva, che si ammala, nel senso che ha un dovere nei confronti di se stesso a esorcizzare i propri mali. Da questo io parlo sempre di Ichigo. Ichigo che è un regista che a me ha segnato dal ragazzo perché lui aveva quelle ossessioni che comunque poi esorcizzava nei suoi film, la bionda, la madre, tutta una serie di elementi che comunque si vedono nei film di Ichigo, anche se fa dei film dei gialli, però c'è l'esorcizzare un tuo problema. E allora tanti autori come Tarkovsky, come Bergman. Ecco, il cinema europeo è stato quello che ha segnato e mi ha dato la possibilità anche di parlare in questo momento di come uno si deve porre. I cineclub, caro Ivan, i cineclub ci hanno formato tantissimo, quello che non esiste più ed è una cosa molto molto grave. Allora, ben vengano le scuole, tu ne fai un'altra che è molto interessante, ne dirigi una che comunque è importantissima rispetto alle scuole di altro genere perché si documenta la storia di una vita e quindi il documentario è cinema allo stato puro. Quindi io sono contentissimo che c'è questa scuola a Palermo e che comunque
quella realtà che un ragazzo vuole raccontare la assimila con un gruppo di persone. Quella è la cosa importante. Quindi il fatto di scegliere un autore è proprio dovuto al fatto che ha un'esigenza. Se ha un'esigenza, allora io faccio il film, cioè lo illumino, ecco. Ci hai dato una notizia bellissima quest'oggi, un messaggio di speranza per tanti giovani filmmaker in erba che adesso avranno questo obiettivo di riuscire ad ingaggiare Daniele Cipri come direttore della fotografia. Ci sono, guarda, tanti giovani direttori della fotografia che devo dirti che hanno veramente questo stesso modo di pensare. Io spero che duri questa cosa, anche perché siamo in un momento un po' particolare del cinema. Io sono molto preoccupato di questo afflusso di immagini che avviene per ora nelle piattaforme, che comunque sono bei prodotti, attenzione, però secondo me c'è un po' di confusione. Secondo me ci vorrebbe un momento in cui un autore e un direttore della fotografia si ritrovi un grande autore davanti, ecco, allora uno cresce. Io per esempio ho lavorato con il maestro Bellocchio e mi ha dato tantissimo, come ho lavorato nel passato con Roberta Torre, con lo stesso Franco Maresco, che facevamo i coautori in un programma televisivo, poi abbiamo fatto dei film. Insomma, sono delle cose che disegnano nel percorso della tua vita. Ho fatto anche l'artigiano, io facevo il fotografo dei matrimoni, quindi ho imparato la vita, nel senso conoscevo le persone, le famiglie, i vivi e i morti. Io fotografavo i vivi, quindi le feste, e poi anche i funerali. Vedi che taglio pazzesco. Daniele, noi chiediamo intanto scusa a Sara Priolo e a Giorgio Trupiano perché stiamo chiudendo in ritardissimo e quindi faremo iniziare anche Hello People con qualche secondo di ritardo, ma con Daniele Cipri non si può interrompere il discorso. Ci ridiamo un appuntamento a presto, Daniele, ok? Grazie Daniele Cipri per essere stato con noi su Radio In. Ciao, ciao a tutti, ciao Ivan. Grazie Daniele, grazie. Grazie ciao. Anche a Mirko Ufovalenti che è stato in regia, grazie a tutti voi, un bacio velocissimo da parte di Elena Chiavetta e di Ivan Cinardo, ciao.